Lei dove va? Dal direttore. Ma ce l'ha l'appuntamento? Eh certo, mi sono vestito così apposta. Io avrei delle comunicazioni molto urgenti da fare. Beh, visto che sei entrato, sentiamo un po' di che cosa si tratta. Ecco, noi del reparto, che è un ambientino leggermente diverso da questo, ci siamo, come dire, posso esprimermi con parole mie? Certo. Ci siamo rotti il cazzo. No, è meglio anche perché le poi... Poi dite solo quello che volete dire, non quello che diciamo noi, allora è meglio non parlare. No, è meglio non parlare. Io volevo soltanto sapere se la Fiat di Marchionne è bene o male, cioè qualcuno ne parla. Lo sentite voi per televisione quelle che dice Marchionne? Non questa cosa. Però non ci sono le basi per una ristrutturazione, per un rilancio dell'azienda? Per ficcarci, per metterci tutti nella fossa prima. Poi chiudono tutti i cancelli. Puoi capire, altro che il rilancio delle vetture. Non posso, lo sai, che poi mi cacciano, mi licenziano subito. Del tempo ci cacciano qua, per carità, è meglio non parlare. Ma peggiora la condizione degli operai con Marchionne? Ah, non lo sappiamo, Qua andiamo avanti ogni giorno, così, non si sa niente di domani. Tanto i sindacati non ci dicono nulla, la Fiat nemmeno, fa cosa vuole. La Fiat di Marchionne vuole rispecchiare praticamente gli anni 50, quando i lavoratori entravano dentro i cancelli e i diritti si fermavano alle porte. Noi pensiamo che la Fiat non debba essere quella cosa lì, ma debba guardare avanti, debba confrontarsi con la Mercedes, con la Volkswagen, non con la Polonia o con la Jugoslavia. Io penso che Marchionne sta sfruttando la crisi, sta cavalcando la crisi per togliere i diritti ai lavoratori. E questa è una cosa molto ma molto grave, cioè il diritto allo sciopero è un diritto inalienabile, voglio dire, un diritto che non può essere contrattato da nessun sindacato. Noi veniamo qua, lavoriamo, quando ci dicono di lavorare. Io vivo in Svizzera, quindi penso che vede i svizzeri come lavorano, magari vogliono che lavoriamo come gli svizzeri. Perché noi lavoriamo in modo diverso dagli svizzeri. No. Sì, meno pagati. Meno pagati. Stiamo facendo un servizio sulla Fiat di Marchionne. Ma ci sono delle possibilità? Di stare a casa c'è la possibilità, sì. Viviamo la giornata, non ne sappiamo niente. Come è stato il rientro? Tutto va bene, primo giorno, per il momento. Porta il lavoro all'estero, se ne che il lavoro va all'estero e noi facciamo la fame ancora un po' qua. Devo dire solo una cosa al signor Marchionne, che il fatturato che fa la Fiat... E deve dire grazie ai lavoratori. Marchionne si è rivolto proprio a voi lavoratori, vi ha mandato sì, ma ecco, quella lettera lì mi sembra che l'ha detta Giovanni Pascoli, è una poesia più che altro, a rivolgersi una lettera scritta così, ma dai, manduma. Che autunno sarà? Secondo me nero. Non è solo l'autunno, siamo già... adesso è così. Ma sentite aria di rilancio della Fiat? No, al momento no, all'interno non si muove niente.